Buonasera a tutti, io ringrazio molto anche a nome di Renzo Don Gianpietro per questo indirizzo di saluto. Veniamo sempre molto volentieri nel Mendrisiotto, anche senza essere, come nel mio caso, originari e nativi del Mendrisiotto. Perché abbiamo pensato a un percorso come quello che è stato pubblicizzato e che nei foglietti rosa che si trovano nel tavolo in fondo viene spiegato? Perché ci è parso importante, di fronte a un testo, per varie ragioni che cercheremo insieme di capire, complesso e nello stesso tempo attraente come forse quasi nessun altro all'interno del percorso biblico, ci è parso importante tentare di offrire delle chiavi di lettura, tentare di offrire delle occasioni per entrare dalla porta principale in questo che è appunto il 27° libro del Nuovo Testamento. E allora, come scopriremo in queste serate, in questo ciclo che volutamente vuole essere un ciclo, diremmo, intervicariale, prima di altre iniziative che in altri vicariati, in altre zone del Canton Ticino saranno realizzati, ecco, noi cercheremo di muoverci in modo che alla fine di ciascuna di queste serate coloro che appunto ritorneranno alle loro case possano avere alcuni elementi che li possano spingere personalmente, individualmente, ad approfondire il testo e i valori che sono sottesi a questo testo, al di là di quello che saremo riusciti insieme a dire nel corso di queste serate. C'è una piccola comunicazione, hanno segnalato che c'è fuori una Skoda bianca con i fari accesi. Benissimo. Non c'entra proprio con quello che stavi dicendo. A proposito di rivelazione, tanto per cambiare, per cominciare, innanzitutto comunichiamo questo. E quindi chi fosse interessato, perché che voglia poi ritornare a casa tranquillamente dopo, con lo stesso mezzo con cui è arrivato, credo che sia opportuno che vada a spegnere i fari medesimi. Bene, molte grazie per questa comunicazione. Tornando a noi, dicevo che appunto, come si vede da questo programma, avremo 7 incontri, 3 a Presenza Sud, in questa cornice così accogliente e così affettuosa, come ricordiamo ormai da tanti anni. Avremo il secondo ciclo di 3 presso la parrocchia del Sacro Cuore a Lugano, e questi 2 cicli saranno in qualche modo conclusi, per certi aspetti in modo culminante, dall'incontro intitolato «Quale rivelazione serve oggi alle chiese e alle società?», che avrà come relatore principale Monsignor Luigi Bettazzi, Vescovo Emerito di Ivrea, che il 28 novembre prossimo sarà alla Sala delle Acli in via Simen 9 a Lugano. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare anche 2 altre istituzioni, oltre ai vicariati del Mendrisiotto e del Luganese, che hanno cooperato, lato certo, oltre al coordinamento della formazione biblica della diocesi e all'associazione biblica della Svizzera italiana. Voglio ringraziare quindi le ACLI, quindi le associazioni cristiane e lavoratori internazionali che fanno parte del comitato organizzatore di questo nostro ciclo, e ci è parso molto bello che ci fosse questa occasione di interazione tra istituzioni diverse che sono egualmente però impegnate a promuovere, laddove possibile e attraverso tutte le strade possibili, un costante miglioramento della formazione storico-religiosa diffusa. Ecco, credo che noi siamo nati, mi riferisco sia al coordinamento della formazione biblica della diocesi, sia all'associazione biblica della Svizzera italiana, per dare un contributo in questa direzione. E credo che questo sia lo scopo istituzionale a partire dal quale noi, per esempio, questa sera ci troviamo riuniti qui. Allora, il mio compito è quello di introdurre il testo, di fare alcune considerazioni di carattere generale e di leggere insieme a voi i primi 20 versetti dell'Apocalisse, il prologo e la prima parte. Nella seconda parte di questa serata, Renzo Petraglio invece concentrerà la sua attenzione su una delle lettere alle 7 chiese, in particolare la lettera alla Chiesa di Filadelfia, alla comunità di Filadelfia. Già parlando di 7 chiese, di lettere e di altri temi, ho introdotto in qualche misura alcuni elementi di carattere generale. Ecco, abbiamo messo a disposizione, pubblicato dalla Diocesi, questo libro, il libro dell'Apocalisse, che ha un'introduzione curata da me con una serie di notizie di carattere generale in collaborazione con Renzo Petraglio, e poi nella seconda parte abbiamo il testo della versione Conferenza Episcopale Italiana 2008, in modo che chiunque possa
fare riferimento almeno a una traduzione, molto diffusa, pur con tutti i limiti di qualsiasi traduzione, ma certamente la traduzione che oggi in lingua italiana è probabilmente la più diffusa in generale. Allora, perché leggere l'Apocalisse in un contesto come quello della nostra cultura contemporanea, in questo momento storico, non soltanto del Ticino, dell'Europa e dell'Occidente? Certamente non perché, sgombriamo il campo subito a qualsiasi possibile ipotesi, non perché qualcuno ci dica che il 21 dicembre del 2012 ci sarà la fine del mondo. Ecco, questa non è la ragione per la quale è stato scelto di leggere l'Apocalisse. Lo dico, questa non è una specie di excusatio non petita, ma è un modo per dire che cerchiamo di andare al di là di qualsiasi riferimento che sia più o meno scandalistico. Prepariamoci ad assistere nei prossimi mesi a un'alluvione di testi più o meno profetici, più o meno rivelatori su tutti questi temi. Quindi sarà interessante che ciascuno conservi un sano discernimento culturale che gli impedisca, che gli consenta di fare distinzione tra quello che potrà essere interessante e quello che magari non varrà la carta su cui è pubblicato. Quindi questo è un aspetto su cui avremo modo di trattenerci successivamente. Ecco, dicevo, qual è la ragione fondamentale? Nel corso di questi anni i presenti ricorderanno che nel Canton Ticino, sia per decisione della diocesi, sia per altri interventi, vari libri del Nuovo Testamento sono stati proposti all'attenzione generale. E in larga misura erano libri tra i meno noti del Nuovo Testamento. È parso assolutamente normale e fisiologico in qualche modo concludere questo percorso con il libro, lo dicevo prima, per certi aspetti riassuntivo, lo ricordava anche Don Giampietro prima, per certi aspetti riassuntivo a livello complessivo del messaggio del Nuovo Testamento e per altri versi invece slancio al di là della stessa rivelazione biblica. E quindi questo significava cercare di porre l'attenzione più ampia possibile su questi 22 capitoli così ricchi di simboli, di elementi, alcuni dicono segreti, altri dicono esoterici, altri dicono misteriosi, poi dipende evidentemente dai punti di vista, ma il fatto che l'Apocalisse sia un testo complesso e nello stesso tempo, lo dicevo all'inizio, particolarmente interessante è un dato duplice che possiamo riscontrare a tanti livelli in tanti contesti. E questo lo possiamo vedere anche semplicemente interpellando le persone con le quali abbiamo modo di vivere o che possiamo incontrare, notiamo come questi aspetti ci siano in misura crescente. Siccome tra l'altro, e questo è il secondo motivo per cui proporre questa lettura, siamo in un momento storico-culturale in cui lo strano, l'anomalo, l'atipico, il più o meno esoterico e misterioso pare suscitare un interesse notevolissimo, allora cercare di fare delle riflessioni che siano le più fondate possibile sotto il profilo culturale su elementi che sono molto al di fuori di qualsiasi gusto dello strano e dell'anomalo per il gusto dello strano e dell'anomalo ci è sembrato assolutamente utile. Quindi queste sono, direi, le motivazioni fondamentali per le quali è stata fatta questa scelta. Allora, parliamo di Apocalisse. Allora, se noi andiamo alla radice della parola, noi sappiamo che apocalipsis vuol dire, dal greco alla lingua italiana, sostanzialmente rivelazione, meglio, disvelamento da un certo punto di vista. Vuol dire sollevamento di un velo per vedere che cosa sotto questo velo ci sia. Allora, se noi facessimo un'analisi approfondita, che non faremo, per evitare che la noia si impadronisca di tutti, facessimo un'analisi attenta del ricorrere di questa parola, di questo verbo, oltre che del sostantivo, nella lingua greca extra-biblica e biblica, prima ancora di arrivare al Nuovo Testamento, scopriremmo davvero degli aspetti estremamente interessanti, proprio e sempre legati alla volontà di andare al di là di quello che si vede, di andare oltre quello che è immediatamente percepibile. E sotto questo profilo pensare che molte lingue, anche lingue europee, utilizzino l'espressione rivelazione per manifestare il significato di questa parola è molto interessante. Non tutte in realtà, perché
Se noi pensiamo per esempio al tedesco, il tedesco utilizza una parola in cui il dato, ne parlavamo oggi con Renzo, il dato del restare aperto, dell'essere aperto, in modo anche tutto sommato abbastanza statico, è molto più presente di quel che succede in altre lingue, dove la dinamica della rivelazione è certamente più presente. A questo punto però il problema è in che direzione questo testo si pone. Allora mi limito a due brevi considerazioni prima di scendere poi nella nostra lettura. Dunque, innanzitutto noi abbiamo a che fare con qualcosa, un testo, che arriva dopo altri 26, cioè che in qualche modo è rivelazione secondo una logica che sembrerebbe strana, incomprensibile. Che bisogno c'è di rivelare qualche cosa dopo che per 26 libri, certamente costituiti a raccolta a posteriori, non certamente a priori, ma dopo che abbiamo una serie di libri che hanno, con tutte le loro differenze, però cooperato in tante direzioni per manifestare, ripeto, ciascuno a suo modo, con tutte le differenze possibili, l'importanza del rapporto tra l'uomo e Dio, culminante nella rivelazione in Gesù Cristo. Ecco, questo è il primo interrogativo fondamentale che noi dobbiamo porci rispetto all'Apocalisse. Perché se noi giriamo per strada, a Mendrisio piuttosto che altrove, e fermassimo 10 persone chiedendo cosa le fa venire in mente la parola apocalittico, io sono pronto a scommettere che la maggioranza delle persone parlerebbero di fine del mondo, parlerebbero di aspetti negativi, di aspetti più o meno tenebrosi, e non si può dire che abbiano del tutto torto. Nel senso che se noi prendiamo quella che è la tradizione della letteratura apocalittica, rivelatoria, di rivelazione, dal secondo secolo avanti Cristo in poi, per esempio nella cultura giudaica, vedremmo che questi dati rivelatori e sulla fine dei tempi, sulla fine del mondo, indiscutibilmente ci sono. Appunto, in quella letteratura, in quei riferimenti, questi aspetti sono pervasivi e quasi totalizzanti. Questo non succede, invece, e ce ne accorgeremo ampiamente, in questi 22 capitoli che dall'inizio alla fine concludono la raccolta neotestamentaria. Quindi mi pare che il dato fondamentale sia chiedersi, e questo è una cosa estremamente importante, che rapporto c'è tra questa parola rivelazione e il contenuto che in questi versetti, in questi capitoli, noi avremo modo di scoprire, e credo molti abbiano già scoperto, avendo letto questo testo in tante altre occasioni. Il secondo aspetto importante, accanto a questa dimensione culturale di base, è chiederci non soltanto che cosa riveli questo libro, ma anche chiederci che prospettive aveva, che destinatari aveva questo libro nel contesto storico in cui è stato redatto. Perché, come ricordo nelle ultime pagine di questa introduzione, su cui non torno, ciascuno potrà leggerla liberamente, un libro che è stato scritto verosimilmente negli ultimi anni del primo secolo d.C., grosso modo tra il 94 e il 96 d.C., quindi quando Gesù di Nazaret è morto ed è apparso come risorto da oltre 60 anni, collocando evidentemente la morte e la risurrezione di Gesù nell'aprile del 30 d.C., e quando la situazione storico-culturale del Mediterraneo era molto molto diversa da quella che negli anni in cui Gesù calcava le strade della Palestina si poteva porre, si poteva vedere e si poteva manifestare. Quindi c'è una dimensione storica alla base di questi testi che noi cercheremo in parte di toccare anche questa sera, come vedremo, e che peraltro bisogna in qualche misura mettere a tema. Questo per dire che cosa? Che siamo distanti secoli e secoli da quel momento, ma nello stesso tempo per domandarci che cosa questi testi dicano alla nostra vita, alla nostra cultura contemporanea, obiettivo che mi sembra importante almeno quanto quello di chiederci che cosa dicessero nel primo secolo d.C. Ecco, per poterci fare questa domanda oggi è indispensabile cercare di capire che cosa quei testi dicessero all'altezza del primo secolo d.C.
cioè quando eravamo già alla terza generazione dopo quella che era contemporanea di Gesù di Nazaret. Ecco, non so se mi sono spiegato, ma questo è il quadro di riferimento complessivo che molto brevemente ho cercato di proporre. Veniamo adesso al testo. Preannuncio fin da ora che il nostro ciclo sarà in qualche modo un pochino multimediale, nel senso che, vedete lo strumento che abbiamo qui alla nostra destra, proporremo alla fine, alla conclusione di questa serata e forse anche delle altre, un brano di una lettura integrale, continuativa, recitata con commento dell'Apocalisse, che è stata realizzata nel Battistero Paleocristiano della Cattedrale di Novara, nello scorso anno, curata appunto dal collega Silvio Barbaglia, coordinatore dell'Associazione Nuova Regaldi della Diocesi di Novara, e che ci pare un dato molto importante, sarà poi a disposizione di chi lo vorrà, ed è una lettura che associa il dato della dizione, della dicitura del testo, con un commento che viene ad essere, a differenza di quello che noi potremmo fare, integrale sull'intero libro dell'Apocalisse. Quindi credo che questo potrà essere uno strumento utile, in modo che vari elementi, vari aspetti possano essere interessanti a tanti livelli, e poi ci saranno altre iniziative che nel corso dell'anno l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, sia a partire dal suo sito internet, sia attraverso altre manifestazioni, cercherà di realizzare per aiutare questo percorso di ingresso nell'Apocalisse. Veniamo allora al nostro testo. Io direi di iniziare subito, utilizzando il libretto a disposizione, proprio a partire dalla pagina 53. Laddove sarà necessario, io dal mio punto di vista, Renzo dal suo, indicheremo i punti in cui la traduzione che abbiamo sotto gli occhi ci pare inadeguata o non sufficientemente letterale, ma su questo, senza annoiare nessuno, torneremo successivamente. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. Il libro dell'Apocalisse si articola, come tutti potranno cogliere nelle pagine introduttive, in tre grandi sezioni. Noi abbiamo una prima parte, e questi riferimenti li possiamo trovare tranquillamente a cominciare dalla pagina 9, chiedo scusa per la ginnastica, bibliografica che faremo anche questa sera. Le tre sezioni sono essenzialmente, lo trovate nel paragrafo 2, a pagina 9, da 1.1 a 3.22, quindi i primi tre capitoli, il capitolo da 4.1 a 22.5, quindi gran parte del resto del testo, e poi gli ultimi versetti, dal versetto 6 al versetto 21 del capitolo 22. Ora, poi è evidente che nella grande sezione centrale ci sono tante sottodivisioni con cui cercheremo di non annoiarvi, ma che poi ciascuno potrà esaminare ampiamente, nella consapevolezza che abbiamo in qualche misura una parte introduttiva, una parte conclusiva che si richiamano in modo circolare, si vedono chiaramente i rimandi continui dall'inizio alla fine, e poi una parte centrale estremamente ampia in cui tanti temi vengono variamente sviluppati e su cui avremo modo di intrattenerci. Io chiedo una cortesia, non l'ho fatto prima, mi permetto di farlo adesso, non appena non si capisse quello che sto dicendo, quello che stiamo dicendo, i presenti sono cordialmente invitati a dircelo, cioè a fare qualche segnale che ci aiuti a capire che dobbiamo o rallentare nel mio caso, o magari alzare la voce nel caso del mio collega alla sinistra, o fare qualche altra cosa che voi ritenete opportuno sia utile alla comprensione e allo scambio tra noi. E la nostra gratitudine è anticipata assolutamente. Dicevo, i primi tre versetti, siamo a pagina 53, ecco, sono versetti molto interessanti e molto del tutto fondamentali per tutto quello che seguirà nel nostro discorso. Potremmo già fermarci dopo quattro parole. Rivelazione di Gesù Cristo. Chi si rivela?
è qualcuno che rivela Gesù Cristo o è Gesù Cristo che rivela se stesso? Ovviamente è la seconda ipotesi qui la soluzione, nel senso che il libro dell'Apocalisse cos'è innanzitutto? La rivelazione di Gesù Cristo da parte di Gesù Cristo stesso. Una rivelazione da parte di Gesù Cristo al quale Dio la consegnò, e se voi pensate come inizia per esempio il Vangelo secondo Marco, Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, noi all'espressione Evangelo qui abbiamo sostituito, abbiamo davanti ai nostri occhi, l'espressione rivelazione. Quindi rivelazione di Gesù Cristo, e calcolando che siamo al 27° libro della raccolta, e che i primi 26, dobbiamo considerarlo così, anche se poi certamente ogni libro va letto per conto suo, i primi 26 hanno detto parecchio circa chi fosse Gesù Cristo, quale fosse la sua funzione, quale fosse la sua missione. E qui il testo ritorna in qualche modo all'inizio. Ritorna all'inizio, ma in quale logica? Rivelazione di Gesù Cristo al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Quindi noi abbiamo già fin dal primo versetto, e non è ancora concluso il primo versetto, un straordinario passaggio dal passato al presente al futuro. Perché si dice appunto che si rivela chi è, Gesù Cristo rivela se stesso, e parlando di Gesù Cristo evidentemente si ragiona sul percorso che va dalla vita del Nazareno alla passione, alla morte, alla sua apparizione come risorto. Qui c'è il percorso completo evidentemente. Quindi questo testo che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe, secondo l'intendimento di queste battute iniziali, rivelare Gesù Cristo, fa essere rivelazione di egli stesso, una rivelazione che gli è stata consegnata da chi? Da Dio. A che scopo? Per mostrare ai suoi servi, gli esseri umani in generale, i destinatari umani di questa rivelazione, non quello che è passato, non quello che è successo, ma quello che si svilupperà successivamente, quello che verrà a manifestazione successiva. Potremmo quasi fermarci qui, da un certo punto di vista, nel senso che è chiaro che si va verso la proiezione sul futuro. D'altra parte, subito dopo, nella seconda parte del primo versetto, si dice ed egli la manifestò, sempre la rivelazione, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi, in qualche modo, Gesù Cristo chi è? È il mediatore tra Dio, che rivela a lui, e questa rivelazione viene a essere manifestata agli esseri umani attraverso, e questa è la prima volta in cui l'autore viene fatto comparire, attraverso l'azione del suo servo Giovanni, il quale, e questa è la conclusione molto intensa di questo secondo versetto, il quale attesta la parola di Dio. Giovanni è un testimone della parola di Dio, un testimone che Dio parla. Quindi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Quindi, detto in altre parole, Dio manifesta la rivelazione in Gesù Cristo e la rivelazione di chi è Gesù Cristo. E perché questa rivelazione arrivi agli esseri umani è necessaria la presenza, l'azione di Giovanni. E Giovanni che cosa riferisce? Il testo non dice riferendo ciò che ha ascoltato da altri, ciò che in qualche modo ha sperimentato interiormente. Il testo dice riferendo ciò che ha visto, cioè riferendo quella che è stata una sua esperienza diretta, quella che è stata una dimostrazione tangibile di quello che ha notato. Ora, chi è questo Giovanni? Allora, potremmo tranquillamente arrivare alla fine di ottobre parlando soltanto di questo, perché il tema è particolarmente interessante, perché è vero che il nucleo originario del Vangelo secondo Giovanni, come probabilmente anche di questo testo, è riconducibile in qualche misura al discepolo che Gesù amava, cioè a uno dei dodici. Ma è assolutamente irrealistico pensare, sia per il Vangelo come d'altra parte per questo testo, che alla fine del primo secolo quel Giovanni fosse ancora vivo, per ragioni innanzitutto di aspettativa di vita media dell'epoca.
perché dovremmo pensare che una persona quasi coetanea di Gesù, quindi che al momento in cui Gesù è morto poteva avere tra i 25 e i 30 anni, possa aver avuto sostanzialmente una novantina d'anni alla fine del secolo. E capite che questo è al di fuori di qualsiasi realismo possibile, tenendo conto del quadro generale. Aggiungiamo poi che se andiamo a vedere la lingua originale e la struttura espressiva, si notano veramente delle differenze ulteriori anche tra il Vangelo secondo Giovanni e questo testo dell'Apocalisse. Quindi ormai molti studiosi sono d'accordo sull'idea che il nucleo di partenza fosse riconducibile al Giovanni, che è uno dei dodici, ma che la redazione in varie tornate del testo, sia per il Vangelo sia a suo modo per l'Apocalisse, sia attribuire a una scuola giovannea o comunque a persone che erano in continuità con questo nucleo originario, ma che hanno fatto una serie di altre considerazioni aggiuntive. Ecco, quindi in sostanza, e arrivo a sintetizzare questa prima parte, qual è l'obiettivo fondamentale che qui ci si pone? Il fatto che Giovanni dovrà illuminare, attraverso ciò che egli ha visto e attraverso il mandato ricevuto, quel che è successo dopo la risurrezione. Cioè quello che, in altre parole, va dalla risurrezione al ritorno definitivo del Signore alla fine della storia. Quindi in qualche modo questo testo sarà certamente profetico. Ma in che linea, in quale prospettiva potremmo parlare di profezia sotto questo profilo? E allora è molto interessante vedere il versetto 3 che ho appena letto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Ecco, io sono pronto a scommettere, e penso che la vincerei, la scommessa, che molti dei presenti questa sera non si sarebbero mai aspettati, a meno che l'avessero letto prima, di trovare un riferimento a beati e beatitudini all'inizio dell'Apocalisse, che invece farebbe pensare a tutt'altro che a questo tipo di valore. E invece, fin dal terzo versetto, di che cosa si parla? Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo infatti è vicino. Partiamo dal fondo dell'affermazione. Che cosa significa il tempo è vicino? Ecco, voi vi renderete conto, e lo scopriremo serata dopo serata, che in tanti passaggi dell'Apocalisse le interpretazioni sono molteplici. Quindi chiunque fosse disposto a dire con assoluta certezza che in tanti ambiti l'interpretazione fondamentale è una sola, e tendenzialmente chi dice così dice che è la sua, evidentemente, sarebbe destituito di fondamento, perché tutta una serie di aspetti di svelamento, di rivelazione, di comprensione sono legati a varie possibili interpretazioni. Rapidamente ne vedremo due o tre già soltanto in questi versetti, e il fatto di voler essere possibilisti e non tranchant in tante occasioni non è legato innanzitutto all'incertezza di chi sta parlando, ma è legato al fatto che chi sta parlando, come d'altra parte il collega che parlerà successivamente, ha, come dire, abbandonato da molti anni l'idea di essere risolutivo e di aver capito fino in fondo ciò che di volta in volta incontra nella lettura del testo, insomma. E quindi questo, andiamo esattamente in questa direzione. Quindi il tempo è vicino. Ovviamente qualcuno potrebbe dire: qual è il tempo? Si pensa alla fine della storia, la storia con la S maiuscola evidentemente, cioè al ritorno definitivo di Gesù Cristo. E credo che questo sia ormai riconosciuto da varie parti come l'interpretazione più ragionevole. Ma perché è importante che si dica che il tempo è vicino? Proprio per quelle che sono le affermazioni che nel versetto 3 precedono. Allora, è beato chi legge, con un'altra traduzione il biblista francese francofono, meglio dire, André Chouraqui, traduce non beato chi legge, ma in cammino chi legge. Cioè è all'interno di un cammino verso Dio, verso la rivelazione, chi legge questo testo. E questo mi pare molto interessante rispetto all'idea di una felicità generica. In ogni caso, è in una logica di cammino, di beatitudine, chi legge e coloro che ascoltano le parole di questa profezia, evidentemente parlando di profezia come rivelazione complessiva, e custodiscono, qui potremmo tradurre nello stesso tempo, custodiscono,
hanno cura e contemplano. Il verbo è uno solo, ma le valenze sono davvero molto interessanti a tanti livelli. Comunque, custodiscono, tengono in serbo, tengono come care le cose che vi sono scritte. Cioè coloro che cercano di capire a fondo che cosa questa rivelazione sia. E in che prospettiva questa rivelazione si ponga e si proietti. Non so se sono stato chiaro sinora. A questo punto c'è quello che noi consideriamo la seconda parte del prologo, che si conclude con un inno che è pieno, stracarico di allusioni bibliche primo testamentarie da parte di un autore che evidentemente ha fatto, aveva non soltanto un'enorme cultura alle spalle da questo punto di vista, ma che ha fatto risuonare la rivelazione biblica dal primo al Nuovo Testamento in senso globale in tantissimi passaggi. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Allora, l'attacco di questa seconda parte è un attacco più da lettera neotestamentaria che non da testo rivelatorio. Infatti, se voi leggete le lettere paoline nel loro esordio, e non solo le lettere paoline, anche altri testi epistolari del Nuovo Testamento, alcuni elementi ricorrono chiaramente. Pensate al mittente, pensate ai destinatari, però accanto a questo ci sono degli elementi che sono veramente invece molto diversi. E quindi qui cominciamo a incontrare i numeri, che nell'Apocalisse sono uno degli aspetti più interessanti e nello stesso tempo più difficile da cogliere a vari livelli. Ecco, dico questo perché voi sapete che certe letture fondamentaliste da secoli pensano di poter applicare direttamente la numerologia a fatti che si verificheranno, e quindi quando poi succede che inevitabilmente non si verificano i riferimenti che loro hanno detto, allora delle due l'una: o cambiano il testo biblico o perdono qualsiasi riferimento nei confronti della validità dei testi stessi. Noi più umilmente e mi pare più realisticamente abbiamo cercato di capire nei decenni che un conto è la lettera del testo e un conto è l'interpretazione rispetto al testo, e quindi teniamo conto di questa numerologia pensando agli usi che i numeri hanno nei libri precedenti della Bibbia, precedenti evidentemente per l'ordine del canone, e nello stesso tempo cerchiamo di chiederci qual è il loro significato dal punto di vista globale. Voi vedete che qui ricorre già due volte il numero 7. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, e più sotto: grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Allora, il sette dà la completezza, la compiutezza, in qualche misura la totalità, e questo è una nozione, questa è una nozione nota, chiara, comprensibile. Ecco, ma è interessante vedere come nel primo caso le sette chiese sono in qualche modo la totalità della Chiesa, sono emblematiche per dare il senso globale della Chiesa di Gesù Cristo. Invece chiedersi che cosa siano i sette spiriti diventa molto più complesso. Molto più complesso perché le interpretazioni, io vi risparmio l'elenco, sono almeno 12, secondo una serie di riferimenti biblici di vario genere. Vari autori sono arrivati al punto di pensare che i sette spiriti diano l'idea della potenza globale di Dio. E qualcuno dei presenti potrebbe dire che è insoddisfatto perché sembra una risposta che non dice niente. In realtà è probabilmente la risposta in qualche misura meno insoddisfacente, tenendo conto che sette sono anche gli occhi dell'agnello, di Gesù Cristo agnello, che viene incontrato alcuni capitoli dopo. E quindi in questo senso c'è un parallelismo abbastanza evidente tra la potenza globale di Dio all'inizio di questo testo
e la possibilità, capacità compiuta di vedere dell'agnello, contraddistinte da quell'immagine così strana, cioè quella dell'agnello, dei sette occhi dell'agnello all'altezza di un testo che vedremo nelle prossime serate. E qui il discorso continua. Continua perché voi vedete come il riferimento sia a colui che è, che era e che viene, risparmio la traduzione letterale, praticamente infattibile perché c'è un riferimento di carattere sintattico e grammaticale che col greco non c'entra nulla, perlomeno col greco extrabiblico che conosciamo dal VI secolo a.C. in poi. Alcuni dicono che questa volontà di non rispettare sintassi e grammatica sia legata anche alla volontà, anche attraverso questa incapacità, di impossibilità di rendere l'indicibilità di Dio sostanzialmente. Perché se anche i presenti non avessero mai letto quasi nulla di Bibbia, però quando sentono dire colui che è, che era e che viene, il riferimento al roveto ardente di Esodo 3 certamente verrà in mente. Ricordate Mosè che tentando uno dei tentativi che fa per evitare di raccogliere la vocazione in questione, ma il momento in cui la raccoglie dice: io devo dire però a coloro a cui tu mi mandi come, qual è il nome del Dio, io non lo conosco. E ricorderete che l'espressione che noi traduciamo spesso con io sono colui che sono, che è un bel modo per non tradurre niente, perché è del tutto evidente che se uno legge l'ebraico di partenza e vede le traduzioni del greco deve fare un po' di più, uno sforzo un po' maggiore. In ogni caso il riferimento qui è: grazie a voi e pace da colui che è sempre presente, che è la presenza costante, e dai sette spiriti che manifestano la sua potenza e che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo. E qui di Gesù Cristo noi che cosa diciamo? Facciamo tre indicazioni assolutamente pasquali: il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Quindi che cosa vuol dire l'autore di questo testo qui? Che Giovanni, l'autore che viene qui denominato, certo si rivolge alla totalità della Chiesa, certo, in particolare alle sette chiese collocate in Asia Minore, di cui poi parleremo e di cui voi vedete la collocazione nella cartina che si trova alla sinistra della prima pagina. Ma al di là di questo il riferimento è quello di chi chiama in causa la divinità da Dio a Gesù Cristo in tutta la sua importanza e in tutto il suo rilievo. E allora poi il discorso continua, non posso soffermarmi su tutti gli aspetti di un testo ricchissimo, ma il riferimento è molto interessante, perché ci si rivolge a chi? A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Quindi seconda tornata in cui l'autore in qualche modo si rivolge a chi? Al punto di riferimento centrale, a colui di cui si manifesta da un lato la risurrezione e si attende la venuta definitiva, la venuta alla fine della storia. E a questo punto abbiamo questo inno di tripudio che qualcuno dice Dio solo sa da dove venga, nel senso che è un frutto di una serie di intarsi di allusioni, ma è difficilissimo trovare delle indicazioni assolutamente precise. In cui però il riferimento di fondo è molto interessante, perché si dice viene con le nubi, e qui la profezia di Daniele 7 è abbastanza evidente, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e questo è un riferimento al passato evidentemente, a chi l'ha crocifisso sostanzialmente, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Quindi noi abbiamo ancora una volta, è la quarta volta in questi pochi versetti, un riferimento che va appunto dal passato al presente al futuro. Mi scuso per la ripetizione, ma è assolutamente evidente un discorso che si conclude come sintesi nel versetto 8. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Anche su questa traduzione di Onnipotente potremmo discutere a lungo, ma non ci soffermiamo. In ogni caso io sono l'inizio e la fine. All'interno di quello che sono io tutto è compreso. E a partire da questa dimensione dobbiamo far riferimento, e coloro che leggeranno la totalità di questo testo e arriveranno alla fine saranno beati. Perché? Perché avranno una percezione di quello che è la realtà più profonda molto significativa, molto rilevante, molto notevole. A
questo punto, girando la pagina, noi abbiamo la seconda parte di questo prologo. Sarò più rapido perché non voglio annoiare nessuno, ma nessuno più di quanto sia riuscito fino adesso, evidentemente. Ma quello che è interessante è vedere come il discorso continua, perché l'autore, capite bene che far circolare questo testo attribuendolo a Giovanni garantiva una diffusione che, se ci fosse stato verosimilmente il nome del redattore vero, non avrebbe garantito assolutamente. Questo per ragioni che dall'antichità all'età moderna si sono verificate tante volte, in tante occasioni, insomma. Non è una cosa che stupisca nessuno. La ragione per cui le lettere di Pietro, per esempio, altri testi neotestamentari, verosimilmente al Pietro storico in larga misura non sono riconducibili, ma dette di Pietro hanno circolato nel cielo del Mediterraneo in misura molto più favorevole di quanto non sarebbe avvenuto in termini diversi. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Ecco, allora, questo Giovanni, questo autore su cui si torna un'altra volta, vostro fratello e compagno in Gesù da tre punti di vista: nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza. Nella tribolazione in termini di sofferenze, certamente, nel regno nel senso di sovranità, regalità, e nella perseveranza nel senso di determinazione a restare in rapporto con Gesù. Quindi, io Giovanni, vostro fratello, da questi tre punti di vista, ero a Patmos, il testo dice a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, cioè per ragioni, era recluso a Patmos essenzialmente per aver vissuto e sposato la causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Quindi si trovava in quel contesto con una limitazione della sua libertà. E a questo punto, e qui la traduzione della CEI è piuttosto insoddisfacente, perché noi abbiamo fui preso dallo Spirito con la S maiuscola, non c'è l'articolo in greco. Quindi questo rende piuttosto difficile pensare che sia lo Spirito con la S maiuscola, lo Spirito Santo per intenderci. In secondo luogo, il contesto generale, pensando a certi altri passi successivi dell'Apocalisse, fa pensare semplicemente allo spirito profetico, cioè io Giovanni ero in fase di profetizzazione, ero colto in questa dimensione, quando? Nel giorno del Signore, molti hanno detto a Pasqua, no, verosimilmente tenendo conto dei riferimenti successivi, diciamo probabilmente la domenica. Fui colto nel giorno del Signore settimanale, cioè nella domenica, nell'azione e mi misi a profetizzare. E per profetizzare che cosa fu necessario, dice il testo? Udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva, secondo riferimento della presenza divina alle spalle del profeta, quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. È la prima grande visione, la prima grande immagine di questo libro ricchissimo di riferimenti estremamente belli anche dal punto di vista visivo. E chi è dietro? Chi è questa voce che parla dietro? Il riferimento che viene fatto ormai ricorrentemente è la voce di Dio, che è in qualche modo il suggeritore, lo stimolo all'autore per esprimersi in una certa direzione. Ecco, e questa azione viene fatta nel contesto che vediamo. Appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo. Ecco, allora, che cosa sono questi sette candelabri? Quante volte noi ci faremo nel corso di queste serate queste domande? Spero non troppo gravose per nessuno, ma domande in cui cerchiamo di chiederci questi simboli che significato abbiano. Allora, questi sette candelabri, letteralmente in greco potremmo dire lucerne d'oro,
più ancora che non candelabro in sé, in ogni caso fanno riferimento all'arredo liturgico del Tempio di Gerusalemme. Questo è il richiamo che viene fatto più comunemente. E questa immagine, l'immagine così luminosa, molti autori ritengono faccia riferimento, non abbiamo il tempo di leggerlo, per esempio a una profezia contenuta nel libro di Zaccaria al capitolo 4. Con questo passaggio, questo riferimento, la presenza dei sette candelabri, la presenza che testimonia essenzialmente che cosa? Che questo simile a un figlio d'uomo, che al di là di tante interpretazioni viene ormai ritenuto facilmente essere Cristo risorto, con una serie di sue caratteristiche, a cominciare dalla perennità del candore dei capelli, a cominciare dalla fiamma di fuoco degli occhi, con questa potenza dardeggiante, a cominciare per esempio dalla voce, per non parlare poi della bocca da cui esce una spada affilata. La spada affilata noi vediamo nelle immagini di qualche capitolo dopo essere la parola di Dio così penetrante, penetrativa, e questo è un riferimento che troviamo d'altra parte anche nelle lettere agli ebrei, che troviamo anche in altri contesti. Quindi in questo quadro, questa è la prima immagine straordinaria. Si profila un figlio d'uomo il quale ha innanzitutto lo scopo di indicare la strada a Giovanni, la strada di ciò che egli dovrà annunciare, parlando certo di Gesù Cristo crocifisso e risorto, ma anche proiettando verso i suoi destinatari contemporanei come è necessario vivere per cogliere il valore fondamentale di questa rivelazione. E a questo punto vediamo la conclusione. E poi passo la parola a Renzo. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Il senso nascosto delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro è questo. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri sono le sette chiese. Qualcuno dice, per fortuna, una volta tanto ci spiega qualche cosa. Sì, questo da un lato è un evidente vantaggio, ed è interessantissimo che questa spiegazione arrivi alla fine del primo tornante, potremmo dire, del testo. Perché l'obiettivo che il testo si pone è esattamente questo, cioè mostrare in modo, mi pare molto interessante, come mai si parli esplicitamente della risurrezione, ma la risurrezione di Gesù Cristo sia sottotraccia in tutto questo testo. Ed è interessante vedere come il senso nascosto, dice al versetto 20 la traduzione della CEI, il greco dice mysterion, cioè il mistero, non nel senso di cosa incomprensibile, ma nel senso di cosa velata, dietro alla quale occorre andare per capirne il senso, è esattamente questo. Cioè capire come il primo e l'ultimo, il vivente, colui che ha le chiavi della morte e gli inferi, cioè colui che è al di sopra della morte, al di sopra di tutto, Cristo risorto, è colui che si rivolge in ultima analisi a Giovanni perché gli riveli non innanzitutto e soltanto che cosa è stata la risurrezione, che cosa è stata la vita di Gesù Cristo prima di quel momento, ma qual è il senso di quella risurrezione per la fase storica che segue, lo ripeto ancora, sino al ritorno definitivo del Signore Gesù alla fine della storia. Ecco, questo in poche parole, qualcuno potrebbe dire fin troppe, ma in ogni caso, in una fase introduttiva generale, è l'attacco, l'esordio, l'ingresso in questo libro straordinario. E per fare qualche ulteriore passo che cominci a concretizzare quello che ho cercato di dire, passo subito la parola a Renzo. Dell'intervento fatto da Ernesto prima, vorrei riprendere il verso 11, là dove l'abbiamo sentito, Ernesto ce l'ha letto, ecco, nel verso 11, ci ha letto l'Ernesto, quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo a sette chiese, e poi c'è la lista di queste sette: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Ebbene, se noi
dopo aver riletto questo verso 11 di pagina 54, prendiamo in considerazione la pagina 55, 56, 57, 58 e la prima metà della pagina 59, ovvero sia il capitolo 2, il capitolo 3 dell'Apocalisse, noi troviamo esattamente 7 lettere, la prima indirizzata alla comunità di Efeso, la seconda a Smirne, la terza a Pergamo e via di questo passo. E queste lettere pongono dei problemi, noi ne leggeremo una, leggeremo in particolare la lettera alla comunità di Filadelfia, ma globalmente queste lettere pongono dei problemi. Innanzitutto, c'è una relazione tra le lettere contenute nel capitolo 2 e nel capitolo 3 e il resto dell'Apocalisse. Sì, la domanda nasce, no? Perché nell'Apocalisse ci sono delle pagine dove Dio si manifesta. I teologi parlano di teofanie. Nel capitolo 2 e nel capitolo 3 non c'è niente di tutto questo. Oppure, nel resto dell'Apocalisse si parla di visioni, sconvolgimenti cosmici, eccetera. Capitolo 2 e capitolo 3, neanche per sogno. Ecco, ci saranno, e vedremo leggendone una di queste lettere, ma se poi domani sera non c'è niente di bello alla tele, guardate le altre, si fa svelto a leggere, sono tutte corte, ecco. Vedrete che non ci sono questi scenari che ritroveremo invece nei capitoli successivi dell'Apocalisse. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione. Ernesto diceva, ma il personaggio centrale dell'Apocalisse è Gesù morto e risorto che continua, eccetera. Però nell'Apocalisse, nel primo capitolo e dal capitolo 4 in avanti, Cristo risorto parla pochissimo. Nel capitolo 2, nel capitolo 3, dove sono delle letterine grandi così, il Cristo risorto prende la parola e occupa praticamente tutto. Queste sono così delle considerazioni globali, per cui facilmente i biblisti dicono, ma il capitolo 2 e il capitolo 3, queste cosiddette sette lettere, hanno l'aria di essere così una specie di intervento dove l'autore riprende quello che ha detto nel capitolo 1 e anticipa quello che verrà poi dal capitolo 4 al capitolo 22. Quindi sette lettere, in ciascuno di esse c'è una forte concentrazione di questo messaggio. Una forte concentrazione detta però in un modo un pochino particolare. Perché? Perché queste sette lettere, oddio, per alcuni aspetti sembrano fatte con computer, non proprio col copia e incolla, ma col copia e incolla e modifica, cosa che non c'è ancora, adesso è morto il tipo lì che ha fatto funzionare il computer, ma ecco, non ha inventato un sistema di questo genere. Insomma, pensate, tutte le lettere cominciano all'angelo della comunità che è, scrivi. Santo Dio, se io scrivo in governo e poi scrivo l'amorosa e poi scrivo al mio amico che ho incontrato prima, con il quale sono andato a scuola insieme, mai più comincio esattamente allo stesso modo. O mai più finisco, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle comunità. Esattamente le stesse formulazioni alla fine di ciascuna lettera. E sono delle lettere lunghe così. Quindi hanno qualcosa di strano, queste sette lettere. Sono per così dire un concentrato del messaggio dell'Apocalisse detto con una struttura caratteristica. Ci sono sei elementi che si ritrovano in ciascuna di queste lettere e lo vedremo anche nella lettera alla comunità di Filadelfia. Innanzitutto c'è il destinatario. Se noi prendiamo in considerazione, senza leggere tutti gli inizi, la pagina 58, dove c'è il verso 7, all'angelo della Chiesa che è a Filadelfia scrive, e tutte le lettere, le sette lettere, cominciano così. E poi c'è la presentazione del destinatario. Se io scrivo l'amorosa, finisco alla fine Renzo. Cioè la presentazione la faccio alla fine, all'ultima riga. Ecco qui, invece, il personaggio che si presenta subito dopo, all'angelo della chiesa che è a Filadelfia o all'angelo della chiesa che è a Smirne, eccetera, eccetera, scrivi, così parla il
da chi viene il messaggio? Ernesto l'ha già anticipato, ecco, il messaggio verrà dal Cristo morto e risorto, l'autopresentazione. Cristo morto e risorto che interpella la comunità di Smirne, che interpella la comunità di Filadelfia, la comunità e via di questo passo di Laodicea. Il terzo elemento che c'è in tutte le lettere è un giudizio. La parola in italiano giudizio è ambigua, perché può essere giudizio molto negativo, dove io esprimo un giudizio secco, reciso, duro nei confronti di qualcuno, ma può essere, anche se una persona fa un bel tema in scuola, giudizio molto bene. Ecco, all'interno di queste lettere c'è costantemente un giudizio che certe volte è positivo, certe volte è negativo. Ebbene, è interessante vedere, ci sono 7 lettere, la prima, la terza, la quinta, la settima, contengono tutte una valutazione negativa. Le lettere pari, per così dire, la seconda, la quarta e la sesta, contengono una valutazione positiva. Noi leggeremo la sesta, la lettera a Filadelfia, avremo un elogio e basta. La lettera in mezzo, che è la quarta, contiene un elogio, però anche lì c'è un'informazione, quel gruppo lì che viene presentato come un personaggio dell'Antico Testamento, Jezabel. E lì ci sarà un passaggio duro anche su questo personaggio. È il centro di questo settenario. Quindi il giudizio, positivo o negativo che sia. E poi c'è un quarto elemento, c'è l'invito. Un invito che può essere un invito alla conversione, naturalmente nelle lettere dispari, dove chi scrive è scontento della comunità, cercate di cambiare, datevi una mossa, e rispettivamente nelle lettere pari è l'invito alla perseveranza. Ecco, avete fatto bene finora, mi raccomando, tenete duro, andate avanti. C'è un quinto elemento, c'è un invito all'ascolto. Le lettere, nell'ultima parte, contengono questa formulazione. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle comunità. E come altro elemento, cioè in tutte le lettere, c'è una promessa. Nella nostra lettera a Filadelfia, al vincitore, o il vincitore, che è la frase che è sgrammaticata, avrà un risultato positivo. Quindi le lettere hanno tutte una struttura estremamente identica nelle 7 lettere con questi 6 elementi. Ecco, questa è la prima informazione. La seconda informazione sulle 7 lettere globalmente, ecco, è chiaro che le 7 lettere tengono presente in parte la situazione di queste comunità. Ernesto ce l'ha indicato, abbiamo una cartina geografica alla pagina 52, le 7 comunità stanno lì, quindi ci sono degli elementi in cui l'autore fa riferimento alla situazione di una comunità, ecco, non so, una comunità dove ci sono i giochi olimpici, è chiaro, insisterà sulla corona, ad esempio. Una comunità dove c'è il trono dell'imperatore, ci sarà il trono di Satana. Quindi ci sono degli elementi, una città come Filadelfia, lo vedremo fra un momentino, che di tanto in tanto riceve il nome nuovo, ecco, anche lì riceverà un nome. Quindi ci sono degli elementi riferiti a una comunità concreta e precisa, Filadelfia, Tiatira, Laodicea, eccetera. Non so, ad esempio, la città di Laodicea era una città dove, oddio, un pochino come la Svizzera, insomma, le banche, i prodotti farmaceutici, e poi c'erano anche i vestiti, insomma, questi sono i 3 elementi del commercio. Ebbene, la lettera alla comunità di Laodicea parla delle ricchezze, ma guardate un po' cosa fanno i vostri banchieri, forse vale la pena che ti arricchisca, ma in un altro modo. E poi, ecco, siccome avete dei prodotti farmaceutici, ma va a comprare un collirio, ma non quelli che vendono in farmacia, un altro che ti faccia vedere. Faccio l'attacco.
l'Ernesto diceva, sono delle lettere che valgono per il primo secolo, ma anche per il... Le ha scritte lui, eh? No, le ha scritte lui. Dopo posso anche dire, lui chi? Sono diversi quelli che hanno scritto l'Apocalisse. Quello che ho imparato io dell'Apocalisse è che è un testo che ci è pervenuto nel 300 forse, ma ci è pervenuto dopo trascrizioni e trascrizioni in cui si sono aggiunte anche delle cose che potevano piacere a una certa corrente. Questo, ma al di là di questo, il testo può essere bellissimo, ma come ce lo fa, scusami, ma come ce lo legge lei? Non viene la voglia di leggere questo testo. Lei per farci innamorare del testo deve dirci qualche, che sono sicura che ha anche dei significati che vanno anche per una vista di diritto come me, vanno oltre queste interpretazioni ristrette. No, allora io credo che sia opportuno che una persona riesca a sviluppare tutta la sua interpretazione e che poi la valutazione sulla medesima sia successiva, credo che questa sia una questione di rispetto generale delle persone, quindi direi di concludere la lettura. Poi siamo liberi tutti di intervenire e di esprimere quello che riteniamo più opportuno. Dopo. Prego. Ah, no, no, beh, ma questo... Sì, sì, no, ma mi rendo conto, però credo che sia importante rispettare il quadro. Prego, veramente. Allora, dicevo, le lettere cosa fanno? Per alcuni aspetti rileggono l'Antico Testamento, c'è un riferimento a Genesi 2, l'albero della vita, eccetera, c'è un riferimento a Davide, quindi il periodo della monarchia, c'è un riferimento, lo vedremo, alla crisi babilonese e rispettivamente all'esilio, eccetera, quindi c'è un... L'autore mostra che la storia di queste comunità primitive ripercorre, per così dire, la storia dell'antico Israele, però ci sono delle riletture fatte per il tempo, e il tempo, la fine degli anni 90, dove l'autore compone questo testo, quali sono i problemi? Sono, primo grosso problema, i conflitti con la politica, perché l'imperatore all'epoca si chiama Domiziano e comincia tutte le lettere dicendo il vostro Dio e Signore ordina questo e questo e questo. L'autore dell'Apocalisse e in particolare delle sette lettere dice ma forse il vostro Dio e Signore è un altro. Quindi è un tentativo sì di dire vabbè, le comunità cristiane rifanno, rivivono per alcuni aspetti la storia dell'antico Israele, ma con dei problemi nuovi che sono rappresentati da un potere politico il quale vuole essere oppressivo, sono rappresentati da problemi economici perché ogni persona deve poter sopravvivere, ma si tratta di vedere, ecco, noi possiamo sopravvivere rubando agli altri o invece noi possiamo sopravvivere in un altro modo. Quindi il testo cerca di andare incontro a queste comunità per dire i problemi ci sono, cerchiamo la strada giusta per affrontarli. Vedremo in particolare la situazione di Filadelfia, come vivono questi cristiani di Filadelfia, le fatiche che fanno e cosa dice il nostro scrittore a questa comunità. E poi vedremo, il testo non è che sia limitato la lettera ai cristiani di Filadelfia a quella comunità, ma si allarga a tutte le comunità. Lo vedremo fra un attimo. Ecco, questo due parole sulla struttura di queste sette lettere. La seconda cosa che vale la pena di dire, prima di affrontare la lettera ai cristiani di Filadelfia, è quella qual è la situazione. Filadelfia, l'avete visto alla pagina 53 dove si trova. Ecco. La città di Filadelfia è una città che è stata fondata secoli prima che il nostro scrittore scrivesse questa lettera che troviamo al capitolo 3 al verso 7 successivi, è fondata con ogni probabilità da un personaggio che si chiamava Filadelfo. Filadelfos vuol dire amico del fratello, una persona che ama il proprio fratello, sì, perché il fratello di questo qua era stato re prima di lui e le relazioni tra lui e suo fratello delle ottime relazioni, per cui ecco, lui, il fondatore di questa città di Filadelfia, ha detto
perché amiamo, ecco, la città che invita i fratelli ad amarsi. Però questo sovrano ha avuto un successore senza figli, e allora la città è passata all'impero romano, a Roma e poi agli imperatori romani. In particolare, nella storia della città di Filadelfia, un grosso problema è nel 17 d.C. Nel 17 d.C. perché cosa capita? C'è un terremoto. C'è un terremoto che colpisce Filadelfia, e non solo Filadelfia, in un modo particolarmente feroce. Sul foglio così, che avete ricevuto per leggere l'Apocalisse senza essere apocalittici, vi ho messo alcune indicazioni. Le prime due citazioni sono di uno scrittore greco che è morto nel 20, quindi 3 anni dopo questo terremoto, e scrive, ecco, la regione che si chiama Katakekaimene, cioè totalmente, irrimediabilmente bruciata, è abitata, vabbè, da queste persone, ha ottenuto questo nome motivo della caratteristica del suolo. Qual è la caratteristica del suolo? Terremoti. Filadelfia, la città proprio situata sulla soglia, all'entrata di questa regione, non ha sicuri nemmeno i muri delle case. Ma ogni giorno, in un certo qual modo, sobbalzano e formano fenditure. E quanti ci abitano vivono dedicandosi a queste sciagure della loro terra e continuando a ricostruire dopo le stesse. Ecco, uno scrittore che muore nell'anno 20, 3 anni e mezzo dopo il terremoto, a questo terremoto che ha avuto così una situazione come questa, ma non è l'unico terremoto di Filadelfia. Lo ripete questo Strabone nel libro successivo, dice, ecco, per questo motivo, la terza riga, la terz'ultima riga della pagina, pochi abitano in città, mentre la maggior parte sopravvivono nella campagna coltivando la terra, dato che la terra è molto fertile, si fa un vino strepitoso nella regione lì attorno. Ma per quanti siano pochi quelli che abitano in città, è sorprendente che si continuino ad amare così intensamente la loro terra, anche se le loro dimore sono pericolose. Ecco, abbiamo delle persone che vivono una situazione di estrema fragilità, e la lettera rifletterà questa situazione di fragilità, e continuano a lavorare lì. Vi ho messo un paio di altri testi che vanno nella stessa direzione, il testo di Plinio, mi raccomando, è nato a Como, quindi a 2 passi da qua, e poi Tacito, che invece viene un pochino più a sud rispetto a Como, ecco, negli annali, ricorda proprio queste città, queste 12 città che hanno vissuto una situazione terribile. Neppure il precipitarsi fuori all'aperto, che in tali frangenti è il solito modo di scampare, poté allora servire, perché il terreno, aprendosi in spaccature, inghiottiva gli uomini. Si racconta che monti imponenti si inabissarono, che luoghi piani apparvero trasformati in alture e che balenarono fiamme tra le macerie. E poi ci sarà lo Stato che si occupa di intervenire, cancellare le tasse, pagare dei soldi per la ricostruzione, al punto che poi Filadelfia a un certo punto cambierà nome, cioè riceve un nome nuovo, Neo Cesarea, Cesare l'imperatore romano, mi raccomando, non Giulio Cesare che è morto da un pezzo, ma Caesar è l'imperatore romano. Ebbene, questa sarà una città che, se sopravvive, sopravvive in un certo qual modo perché, ecco, perché l'imperatore romano così ha finanziato un pochino la ricostruzione. Nome nuovo. E più tardi, quando andrà a sedersi sul trono nell'anno 69 l'imperatore Vespasiano, ecco, è andato punto che dalla famiglia dei Flavi sostiene anche lui la città in queste situazioni di terremoti costanti, e allora la città riceverà un nuovo nome, Flavia, siccome lui è della famiglia dei Flavi. Ecco, questo, due parole sulla situazione geologica della città e la condizione della stile di vita della gente, e poi vi ho messo che, insomma, la città è una città così dove il culto delle divinità pagane è un culto molto forte,
ci sono delle monete del tempo dell'Apocalisse in cui vengono rappresentate delle divinità pagane, però nello stesso tempo ci sono così delle persone che si aprono al Vangelo. Ecco, abbiamo un'informazione del primo vescovo Demetrio, addirittura di una profetessa. Ecco, le donne nel primo secolo hanno una funzione da svolgere che poi nei secoli successivi qualche volta la Chiesa ha dimenticato di sottolinearli. Ecco, questo grosso modo la situazione della città di Filadelfia. Vi prendo ancora 10 minuti per leggere la lettera e ci faremo un momentino sulla stessa. Sì, voi avete lì sotto mano la traduzione a cura della conferenza episcopale, lima tu che limo anch'io, è diventata una traduzione molto leggibile. L'Ernesto diceva la lettura dell'Apocalisse è una lettura che non è facile. Prima di cominciare stavamo parlando noi due, diceva, ecco, sì, un ragazzo, qui c'è il liceo alle nostre spalle, in prima liceo scrivesse un testo così, sicuramente non passa in italiano. No, perché non si può, cioè la grammatica va rispettata. Ma il nostro scrittore è un ribelle al punto tale e dice chi se ne frega della grammatica. Io ho provato a tradurre proprio così nel modo più vicino possibile. Il risultato è uno schifo, però ve lo leggo così di corsa, vi prendo 2 minuti. E all'angelo, si comincia con la E, una lettera, vi immaginate? Non è nel mezzo del cammin di nostra vita, ma è nel mezzo del cammin di nostra vita, e quel ramo del lago di Como. Un poema, una lettera, comincia con la E, ma scherziamo. È così però, Il greco è lì. E all'angelo della comunità che è a Filadelfia scrivi, questo dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiuderà e quando chiude nessuno apre. Futuro e presente si mescolano fantasiosamente. Conosco le tue opere, ecco, ho dato aperta definitivamente davanti a te una porta che nessuno può chiuderla. Ho dato una porta che nessuno può chiuderla. Chiaro che la traduzione l'ha modificata perché. Infatti hai poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, la seconda volta, ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, di coloro che dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono, ecco. Terza volta, farò che essi vengano e si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Infatti hai custodito la mia parola della perseveranza e io ti custodirò nell'ora della prova che sta per venire su tutta la terra abitata per mettere alla prova gli abitanti sulla terra. Vengo rapidamente, tieni saldo quello che hai perché nessuno prende la tua corona. Il vincitore lo farò colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà più. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo e dal mio Dio e il mio nuovo nome, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle comunità. Si capisce tutto. Per fortuna, ecco, la commissione gestita dalla conferenza episcopale, ma forse vale la pena di fare che, ecco, l'italiano sia un pochino più comprensibile. Allora, vediamo rapidamente certe cose. Innanzitutto il mio patriottismo, qui lo devo mettere in evidenza, tutte le persone andando alla Svizzera interna passano le gallerie elicoidali. Nelle gallerie elicoidali voi avete lo stesso paesaggio che vedete più volte. Dopo il Gottardo, la chiesa di Vassia ne vedete 3. Perché? Ci sono dei cerchi. E la lettera alla comunità di Filadelfia, un po' come le altre, è una lettera che ha una struttura a galleria elicoidale, per così dire, ecco, dove vedete la stessa chiesa di Vassen, ma da un'altra angolatura. Facciamo una prova? All'angelo della chiesa che a Filadelfia scrivi, così parla il santo, il veritiero, Cristo risorto. Alla fine, che orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, ma insomma, è il Cristo risorto, ma è lo Spirito. Il problema nasce e allora bisogna, ma il testo probabilmente ha una sua logica e cosa vuol dire? Ecco, vuol dire il Cristo risorto, ecco, non è così una cosa chiusa in se stessa, ma è, ecco, così la persona, il Cristo risorto che continua a essere presente, attivo, il suo spirito è presente nelle comunità e le sconvolge. Quindi è lui, ma non è chiuso dentro in un armadio o in un archivio o in un museo dei fossili. Quindi il Cristo risorto, il santo, il veritiero, colui che ha la chiave, eccetera, ecco,
In pratica viene presentato come ripieno di Spirito Santo, per così dire, per usare una formulazione più comune. E poi, ecco, una sgrammaticatura. Certo, perché se dico all'angelo della comunità o della chiesa che è a Filadelfia, e poi dico, ma questa è una lettera per Filadelfia e basta, e gli altri non la possono leggere? Non lo leggo perché la lettera è riferita a come destinatario mia moglie, allora io non curioso le sue cose. Il nostro testo dice alla chiesa di Filadelfia, ma quando uno è arrivato alla fine, questo è quello che lo Spirito dice alle chiese. Notate, tutte le volte c'è il singolare all'inizio della lettera, c'è il plurale alla fine. Quindi è un messaggio per una comunità, ma è un messaggio che poi vale per le comunità di ieri e probabilmente anche quelle di oggi. Ecco, questa sì, la macrostruttura, questa struttura anulare, si chiama così nelle grammatiche, nei manuali di stilistica antica. Il personaggio, vi ho detto, il personaggio si presenta come il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide. Ecco, il santo è una parola che merita una spiegazione anche se rapidamente. Noi facciamo le feste dei santi, eccetera, eccetera. Cosa sta dietro nella cultura biblica, dietro a santo? Sta un aggettivo in ebraico che vuol dire completamente diverso. Ecco, Dio non è quel tale con il quale così ho fatto colazione da ragazzino in su, di cui so tutto. Santo è quel tale che di cui non possiamo dire nulla, perché è completamente diverso, inimmaginabile. La prima, non so, basterebbe leggere il passo famoso di Isaia, il capitolo 6, dove, ecco, c'è il tre volte santo, nel senso di ganz anders, ma proprio completamente, completamente diverso, inimmaginabile. L'Ernesto ha parlato prima del mistero, esiste in greco il verbo mio, che vuol dire, non lo posso neanche dire, non trovo neanche le parole sul dizionario per potermi esprimere, per poter parlare di Dio. Noi ce lo possiamo rappresentare in tanti modi, ma Dio è sicuramente diverso da come noi ce lo rappresentiamo. Santo vuol dire il veritiero, ma il vero è una parola che in italiano dice mica tanto. In greco c'è un aggettivo che deriva da un verbo che significa, cioè un verbo che contiene una negazione, aleteia, lantano vuol dire star nascosto. Ecco, quel tale che è veritiero vuol dire è una forza che ci prende, non possiamo neanche chiudere gli occhi, è lì davanti, è evidente. Non è la verità, ecco, io dico che quest'oggi è bel tempo, ho detto il vero. Se dicevo quest'oggi pioveva o tempestava, no, questa è una bugia. La frase che io dico non corrisponde alla realtà. Ecco, dietro all'aggettivo in questione invece c'è una presenza che si manifesta. Ecco, Dio è irraggiungibile. Dio è il santo nella pagina di Isaia, il Gesù morto e risorto, cosa possiamo dire? Del Gesù storico, sì, le persone l'hanno incontrato, poi devo dire, ma è alto, è piccolo, grasso, magro, ma al momento della risurrezione cosa possiamo dire? Cosa vuol dire? Dire che è stato risvegliato, che è stato risuscitato da Dio. Cioè, impieghiamo dei verbi, ma che sicuramente hanno un significato diverso da quello che noi possiamo intendere e pensare e dare a queste parole, a questi verbi. Ebbene, anche se il Cristo è il santo, completamente diverso, però è colui che si manifesta. È colui che si manifesta, è il terzo elemento, colui che ha la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre. Qui c'è un riferimento al libro di Isaia, questa volta il capitolo 22, ecco, dove Isaia, dunque siamo in un testo composto praticamente verso l'anno 700-701, dove ecco, c'è un personaggio il quale cerca di fare gli affari suoi e il profeta Isaia dice, ma ecco, Dio, questo qua, lo metterà da parte e a un dato punto affiderà le sue responsabilità a un personaggio completamente diverso, a un personaggio ecco, nel quale io mi potrò fidare, il quale sarà, ecco, poi così commentano già i commentatori ebrei prima del Cristo, ecco, del Gesù di Nazareth, ecco, il quale sarà il Messia.
Ebbene, l'autore dell'Apocalisse riprende questo Isaia al capitolo 22 e dice, ecco, Gesù di Nazareth, morto e risorto, è il santo e il veritiero, è in fondo il Messia, colui al quale Dio ha dato, ecco, delle chiavi, ecco, quando lui apre nessuno può chiudere. Ernesto ha parlato, leggendo l'Apocalisse nel primo capitolo, ecco, delle chiavi del regno della morte. Ecco, ci sono delle pagine di scrittori ebrei di quest'epoca che dicono, ecco, il Messia cosa farà? Scenderà nel regno dei morti, perché ha la chiave per entrare nel regno dei morti e risalire con le persone che sono state fedeli e riportarle alla vita. Qui l'autore va un pochino in questa direzione. Ecco, le chiavi non è tanto per chiudere dentro dei soldi così in banca, ma il Cristo è quel tale che ha il potere sulla morte, quel tale che ha il potere di liberarci dalla morte. Questo lo potevo dire un pochino più chiaramente, ammetto, però è un messaggio importante, credo, è un messaggio che ci permette così di guardare avanti alla nostra vita e alla nostra morte, pensando che ecco, la morte, la croce là sul cimitero da una qualche parte non sarà l'ultima pagina della storia umana. Ecco perché quando egli apre nessuno chiude, quando egli chiude nessuno apre. E poi, ecco, conosco le tue opere, anche questa è la formulazione che troviamo in sette lettere, però qui le opere della comunità sono tutte presentate in positivo. Ecco, siccome ha parlato del Cristo come quel tale che ha la chiave, le chiavi della vita, le chiavi che permettono di andare oltre la morte, ecco, ho aperto una porta. Definitivamente, in greco c'è un verbo che vuol dire proprio un'apertura definitiva, e l'ho aperta davanti a te. Quindi non è che bisogna aspettare la fine del mondo o nel 2012 o nel 4012. Ecco, ma la porta della vita è già adesso aperta definitivamente davanti a te. E non c'è nessuna forza che può o che potrà in un domani chiuderla. L'ultima parte del verso 8. La debolezza, l'abbiamo visto già leggendo Strabone, queste persone che non possono far altro che ogni mattina sistemare una parete di casa perché ci sono state delle fessure per il terremoto, delle crepe e così il soffitto rischia di cadersi addosso. Ecco, tu hai poca forza, tutte le tue energie sono così, semplicemente per ricostruire i quattro muri dentro i quali tu abiti. Ecco, tu hai poca forza. Poi è chiaro, noi metteremmo un ma l'autore ha detto, ma faccio una e. E hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, vivi in una situazione estremamente precaria. Ecco, però, in questa situazione estremamente precaria, tu hai custodito, hai coltivato, sei stato attento, ti sei lasciato affascinare dalla mia parola. E non hai rinnegato il mio nome, la mia persona. E poi c'è una formulazione, quella del verso 9, complessa, con due ecco addirittura nella stessa frase, insomma inaccettabile dal punto di vista della lingua, ma pazienza. Ecco, ti do alcuni dalla sinagoga di Satana, di coloro che dicono di essere giudei ma non lo sono, ma mentono. Ecco, il riferimento a chi è? Beh, innanzitutto la parola Satana. Satana, in ebraico cosa vuol dire? Vuol dire avversario. C'è nel libro dei re, a un dato punto, il re Salomone e ci sono gli avversari di Salomone, che si chiamano Satan, cioè l'avversario politico, l'opposizione a livello del governo viene qualificata così. Ebbene, la comunità di cui noi stiamo leggendo la lettera, la comunità di Filadelfia ha delle persone che erano una sinagoga, un insieme di avversari. Nel verso 9, ecco, ci sono questi avversari di coloro che dicono di essere giudei. Le relazioni tra il cristianesimo e l'ebraismo nel primo secolo sono abbastanza di spesso molto conflittuali, basterebbe pensare a Prima Tessalonicesi, il capitolo 2 e gli ultimi versi. Ecco, qui cosa ci presenta il nostro scrittore? Ci presenta, ecco, delle persone che, ecco, fino a ieri, come ebrei, osteggiavano
la comunità di Filadelfia si opponevano. Ecco, si opponevano così, raccontando anche delle menzogne. Ebbene, però queste persone, vedendo, ecco, che nella tua fragilità, nella tua debolezza, tu ti comporti in un certo modo, ecco, io farò che essi vengano, che essi si prostrino davanti ai tuoi piedi, ma mica per adorare te, ma perché, ecco, si rendono conto che in te, in quello che fai, pur nella tua debolezza, tu diventi la manifestazione dell'amore che io ho per te. Si prostrino, notate, ai tuoi piedi, l'aggettivo possessivo di seconda persona, si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Ecco, se tu riesci a fare una cosa di questo genere, se tu riesci pur nella tua fragilità, occupato giorno dopo giorno di costruire i muri, ecco, se tu riesci a far questo, è perché ti impegni, che hai da fare di sicuro, ecco, ma in fondo è anche perché sei sorretto, o sei sorretta, comunità di Filadelfia, dal mio amore. Si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Il verbo amare l'abbiamo già trovato, ce l'ha letto l'Ernesto, primo capitolo, verso 5. Vedete con me, le lettere riprendono e poi anticiperanno, riprendono quello che viene prima, anticipano quello che viene dopo. E poi c'è la frase del verso 10, dove torna il verbo custodire, stesso verbo che abbiamo visto sopra, il verso 8, ma ben due volte. Infatti, hai custodito la mia parola, l'avevo già detto sopra, hai poca forza, hai custodito la mia parola, infatti hai custodito la mia parola della perseveranza. Cioè riprendere, copia e incolla, ma aggiungere, in particolare, ecco, la perseveranza, il tener duro, essere fedele alla parola di Dio, è mica una cosa così semplice. Essere fedele alla parola di Gesù, che poi è stato messo in croce e che poi Dio ha risvegliato da morte. Qualche momento forse può essere non troppo complicato, in altri momenti è impegnativo. Ecco, tu hai custodito la mia parola che invita a tener duro, a essere costante. Ebbene, io ti custodirò. Ecco, c'è esattamente lo stesso verbo. C'è una relazione così, pari pari. Tu custodisci la mia parola, io ti custodisco. Ti custodisco, ecco, da allora, ecco, ti custodisco tenendo, proteggendoti, tenendoti solido, ecco, proteggendoti da allora della prova che sta per venire su tutta la terra, per mettere alla prova gli abitanti sulla terra. Notate la traduzione che avete lì sotto mano, limato, perché non si può dire la prova per mettere la prova, però in greco è così. C'è la prova, il peirasmos, e poi c'è il verbo peirazzo. Mi dite cosa ce ne facciamo di queste parole? Però pensate, in italiano è rimasto il pirata. Avete sentito quella nave con questi personaggi che sono intervenuti per sequestrare delle persone? Ecco, la radice greca è proprio questa. Ecco, c'è la prova dove si arrischia di lasciarci la pelle, di lasciarsi la pelle. Ebbene, ecco, io ti custodirò nell'ora della prova, non ci saranno i pirati magari a prenderci, però è una prova altrettanto densa, ti custodirò dall'ora della prova che sta per venire su tutta la terra abitata per mettere alla prova gli abitanti sulla terra. Vengo rapidamente, presto è un po' ambiguo, presto vuol dire fa 5 minuti, rapidamente in greco c'è tachys, da qui tachimetro, vuol dire il conto è velocità, se vai svelto adagio, vengo rapidamente. Tieni saldo quello che hai perché nessuno prenda la tua corona. Il vincitore lo farò colonna nel tempio del mio Dio. Notate qui cosa fa l'autore. Riprende la prima pagina del libro di Geremia. Il libro di Geremia, ecco, nella visione inaugurale in cui Geremia riceve il suo compito di profeta, ecco, la distruzione del Tempio di Gerusalemme c'è stata, la colonna, le due colonne del Tempio di Gerusalemme, i babilonesi le hanno portate in Babilonia, e Dio dice al profeta, ti renderò colonna, ecco, una colonna sola, di un Tempio nuovo completamente diverso. Ebbene, qui è esattamente la stessa cosa. Io farò, il vincitore, quel tale che riesce a tener duro in questa situazione, ecco, lo renderò, letteralmente lo farò, colonna nel tempio del mio Dio. E non ne uscirà mai più, non è che sarà dentro lì prigioniero, ma no, è che l'incontro con Dio ci prende
completamente, definitivamente. Farò colonna nel tempio del mio Dio, non nascerà mai più, e scriverò su di lui. Ecco, l'autore gioca sul fatto che la città così molto spesso ha ricevuto dei nomi nuovi, no? E scriverò su di lui il nome non Neocesarea, ecco, del nuovo imperatore, non il nome Filadelfia del fondatore della città, non il nome Flavia dell'imperatore Flavio il quale ti ha dato un po' di soldi, ma scriverò su di lui il nome del mio Dio, poi il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo dal mio Dio. Notate, lo vedremo alla fine dell'Apocalisse questo qui. L'autore anticipa quello che dirà proprio nell'ultima pagina, no? E poi il mio nome nuovo. Ecco, una cosa radicalmente nuova, radicalmente diversa. E poi questo è un messaggio, sì, per la comunità di Filadelfia, è un messaggio del Cristo risorto alla comunità di Filadelfia, ma ecco, chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito del Cristo risorto, ecco, dice alle comunità plurali. Basta, mi fermo qui. Come tutti gli esordi, tutte le volte in cui si inizia a leggere un testo, soprattutto nella complessità e nella ricchezza dei riferimenti che abbiamo dinanzi, la domanda che viene spontanea è: ma e a noi questo che cosa interessa? Possiamo sopravvivere tranquillamente senza nessun tipo di approfondimento, nessun tipo di approfondimento di questo tipo, di questo genere, cioè di questa... Ma la domanda che viene spontanea è invece... Nel salto che va dal primo secolo al ventunesimo secolo dopo Cristo, con tutte le differenze, le trasformazioni, i cambiamenti che certamente la storia ha portato con sé, che cosa emerge in modo particolare anche in questi primi tre capitoli, perlomeno per gli elementi che abbiamo cercato questa sera di proporre sinora? Ecco, allora noi proponiamo, e è alla parte conclusiva del foglio che avete tra le mani, tre brevi interrogativi che ci sono sembrati tra i tanti utili per la riflessione di tutti, con la massima libertà evidentemente, e cioè: quale idea ho fondamentalmente di Gesù Cristo? Questa sera abbiamo parlato tante volte, evocato tante volte la figura di Gesù, la figura di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Contestualmente, quale idea ho fondamentalmente della Chiesa di Gesù Cristo? Io personalmente, nella mia storia, secondo quello che è il percorso che ho fatto di carattere formativo, le esperienze acquisite, quale idea ho, in ultima analisi, essenzialmente, della Chiesa, della comunità dei credenti, che già in questi versetti della prima parte dell'Apocalisse è variamente evocata con tutte le differenze simboliche che abbiamo visto? E in terzo luogo, c'è una rivelazione che io attenda oggi per la mia vita e per quella della società in cui vivo? Allora, è evidente che noi ci misuriamo leggendo queste pagine con una rivelazione precisa, la rivelazione di Gesù Cristo, ciò che Gesù Cristo rivela di se stesso per l'umanità all'altezza della fine del primo secolo dopo Cristo. Ma la domanda che noi possiamo farci è: se oggi noi attendiamo una rivelazione, e che tipo di rivelazione attendiamo? Lascerei qualche minuto adesso alla riflessione personale, andando verso la conclusione di questa nostra serata, in modo che chiunque possa, se ritiene, dare